siamo qua oggi per parlare di una cosa molto importante che tra l'altro mi è balenata questa mattina in live su Twitch. Ovviamente vi invito a seguirmi tutti i giorni in live, ma comunque ne parleremo dopo la intro. Detto questo, un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ditemi la vostra nei commenti e buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Jump. Se vedete ancora il gioco un attimino con una qualità un po' così è perché siamo su BlueStacks, in modo tale da vedere anche la classifica dei voti, visto che sulla Apple Desktop non la fa vedere. Comunque ragazzuoli, ovviamente siamo qua per parlare della questione anniversario. Ovviamente ragazzi, ormai siamo alle porte, mancano 5 giorni veramente. Ricordo che il 25 siamo in live su Twitch alle 12 per vederci la stream della Net Marble reveal del terzo anniversario, che inizierà a luna come al solito, quindi noi avremo una preview di un'oretta, un pre-live. E oltre a questo vi ricordo che il 26 uscirà il banner, di conseguenza andremo all-in in live su Twitch. Detto questo ragazzuoli, volevo anche ricordarvi assolutamente e imprescindibilmente, se così si può dire, di iscrivervi al mio canale YouTube essenzialmente, perché lo supportate un sacco. L'iscrizione ragazzi è veramente fondamentale per far crescere il canale, e come potete vedere a schermo, se tutti quelli che mi seguono fossero iscritti saremo oltre 40.000 iscritti, invece siamo a 25.000. quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi. A voi non costa niente, ma per me e per il canale è veramente fondamentale, e anche un bel like per supportare tutto il canale. Prima di andare avanti con il video però volevo ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter, e anche ovviamente girate sul mio server Discord, seguitemi su Twitch, tutto in descrizione ragazzuoli, mi raccomando, è importantissimo, perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni, e tra l'altro mi raccomando, tutto in descrizione, seguitemi. Ora, fatto questo mega preambolo, direi di iniziare subitissimo con la questione. Tra l'altro, come potete vedere, abbiamo una Nitz super contenta di uscire dall'anniversario, e io invece non sono contento neanche per il cazzo. Ma a parte ormai sdoganata la questione Nitz, che ormai l'accettiamo o meno, fino all'anniversario non sapremo e non avremo la certezza dell'uscita di Nitz. Ma comunque, a parte questo, andiamo subitissimo a vederci il voto. Ebbene sì ragazzuoli, parliamo ancora della questione voto, tanto ovviamente siamo qua per parlarne e per discutere un attimino anche soprattutto del banner anniversario. Comunque, attualmente le posizioni sono queste. Meldark, ragazzi, per favore smettete di votarlo, sono già 200.000 voti ormai. Cioè, il secondo è 25.000. Ormai, già dal primo giorno era scontato che sarebbe stato nel banner. Quindi, oramai lui e King sono pressoché garantiti. Mi raccomando, non votate più loro due, ma votate o Margaret o, per appunto, Ban. Perché Margaret, come potete vedere, è salita al terzo posto, The One è sceso al quarto, e invece Ban spero che vada al quarto. Perché dico spero che vada al quarto? Perché probabilmente il banner avrà al suo interno ben 5 feste. E ragazzuoli, è di questo di quello che volevo parlare essenzialmente in questo video. Banner da 5 feste, ovviamente. Perché dico questo? Perché se noi andiamo a vedere il precedente banner uscito di Meldark, quindi ovviamente della contrapposizione in teoria del banner light che uscirà nell'anniversario, avevamo al suo interno ben 5 feste. Ovviamente questo è un mio video che potete vedere sul canale, avevamo al suo interno 5 feste. Quindi ragazzuoli, non la vedo così da escludere l'opportunità e la chance, per così dire, che all'anniversario vedremo un banner con 5 feste. Attualmente, se vogliamo paragonare con il banner di Meldark, in teoria uno dice cazzo, nel banner del primo Dark ci furono 5 fest, compreso il Meliodas, nel banner anniversario, che è il primo light, ci dovrebbero essere 5 fest, un attimino per contrapposizione a questa regola, no? Però chissà, chissà, perché noi se andiamo a vedere il banner dell'anno scorso di Ban, se non erro era Ban The One, Lost Vein e King Blue, quindi che il nome li completa, ma quello vecchio. Quindi di base non lo sappiamo ad oggi, ok? Però la chance è molto alta che ci siano 5 feste dentro, compresa Litz, come esattamente nel banner di Meldark, che ce n'erano 5, compreso di Mel.
Ok, dico di Mele perché sarebbe Dark Melee, ok? Non Demon Meliodas Blu, ok? Quindi, per parlare un attimino della questione, perché vi ho fatto questo video dove dico che potrebbero esserci 4 fest? Voi potete benissimo dire, vabbè, ci sta, ben venga, sono più fest. Tra l'altro, come potete vedere a schermo, sono 5 fest, tutti rate up, con lo 0,25, mentre tutti gli altri, non li ho contati, sono 15 personaggi fuori rate, ovviamente con l'1,8. Quindi questo potrebbe essere un attimino un presagio di come potrà essere in teoria il banner anniversario, perché potrebbe essere esattamente in questo modo: 5 fest compresa Litz o Mile, lasciamo sempre il beneficio del dubbio, ma comunque Litz, potrebbero essere 5 compresa Litz e poi 15 fuori rate. Quindi se andiamo a vedere la classifica e basandoci sulla classifica, noi possiamo vedere già per ora quali saranno i personaggi dell'anniversario, perché se noi andiamo qua vediamo che i primi 4, fino a ieri dicevamo i primi 3, quindi Mel, King e Margaret, ma se saranno 4 avremo anche The One, oppure se mi ascoltate, comunque ascoltate un po' in giro, potremmo avere Ban al quarto posto, ok? Quindi sarebbe anche con The One, lo sarà, attenzione, però potrebbe essere con Ban veramente il banner migliore mai uscito. Quindi di base, se fossero 4 fest escluso quello nuovo, avremmo di Mel, King, Margaret e The One, letteralmente il miglior banner mai uscito. Ripeto, che sia The One come quarto o Ban è indifferente la cosa, sarebbe comunque a prescindere il miglior banner mai uscito. Non sarebbe solamente Litz e Recap, ripeto, ci stiamo basando per fare due chiacchiere essenzialmente al precedente banner del primo Dark, ok? Quindi non è che sto inventando le cose, essendo che probabilmente questo anniversario, ho visto anche le immagini che riprende oltre a Litz anche l'elemento light nel logo Jap dell'anniversario, e vedendo che il banner Dark era in questo modo, è possibile che il primo light sia esattamente in questo modo, quindi con 4 PG fest e uno nuovo, quindi 5 totali. Questo, ripeto, chiamerebbe un richiamerebbe tantissimo ovviamente il banner migliore. Io lo spero, ragazzuoli, che si vada per 4 fest nella classifica scelta da noi, perché comunque che siano i primi 3 o The One, ragazzi, nel mio caso sarebbe comunque Stonks, Margaret mi sembra ce l'ho al 4 o al 5, The One ce l'ho al 4, pur quanto ho detto che non lo volevo, era per una questione generica, non che non facesse comodo a me, ma era per una questione generica di tutti i player che ormai ce l'hanno già maxato. Ban comunque è uscito molti mesi dopo rispetto a The One, quindi era molto più probabile che non ci si avesse ancora al 6, e sottintendo anche che forse è uscito meno volte di The One, è tornato meno volte, quindi di base era per me queste, vabbè, anche parlando di PvP, cioè Ban è molto più presente, molto più forte di The One ora come ora, quindi la mia scelta di dire guardate, votate Ban per far scendere The One era per quella, ma nel mio caso specifico, se mi dovesse uscire The One, ce l'ho al 4, porto al 5 quella copia gratis, l'ultima copia magari me lo maxo, non è che mi farebbe schifo, però preferirei Ban per una questione generale, che è tornato meno volte, che è molto più forte in meta, che è top tier in meta, ed è un personaggio che comunque è molto più recente, diciamoci le cose come stanno. Quindi il mio pensiero generale era per quello. Volevo aprire una piccola parentesi in questo video anche per parlare un attimino della questione banner personaggi ovviamente extra, ok? Abbiamo Escanor verde al quinto posto. Io, come ho detto nelle storie di Instagram, non so più che cazzo dire. Mi vergogno di questo banner, di questo banner, di questo quinto posto per Escanor verde. Fa veramente ridere. Questa quinta posizione è la vergogna di Grand Cross. Quelle 42.000 persone, ragazzi, non voglio dire niente, ma basta. Nel senso, non potete benissimo sottintendere. Abbiamo anche di Mel al nono. Spero che siano tutti troll queste 30.000 e questi 42.000, lo spero. Perché ad ogni modo, se il banner sarà come in quello del come in quello di Meldark, avremo fino a 15 personaggi non fest e 5 fest, quindi in totale avremo 20 personaggi per un 4% di rate totale, 1,25 dei fest e tutto il resto non fest. Quindi, ammesso e concesso che il banner sarà identico a quello di Dark Melee, ripeto, 5 fest rate up e 15 personaggi fuori fest non rate up, il banner sarà esattamente in questo modo. Ovviamente ancora a conclusione non possiamo
trarla essenzialmente, perché ancora manca un po' di tempo per votare. Manca ancora un giorno e 5 ore, quindi abbiamo ancora essenzialmente il reset di oggi e il reset di domani alle 5, quindi essenzialmente la questione può essere molto in ballo, ci cioè siamo a metà dei voti, ok? Alla metà dei giorni in cui possiamo votare, però di base credo che essenzialmente avremo un banner con 5 fest totali, di cui il quinto sarà il fest anniversario, quindi Leeds in questo caso, e 4 non anniversario, quindi si parla fino al The One in questo caso, e avremo 15 personaggi secondo me non nel retap, cioè essenzialmente tutti questi fino a per ora Merlin. Trarremo le conclusioni, ragazzi, l'ultimo giorno, però credo che ormai possiamo dare per scontato che, visto com'era il banner di Meldark, credo che anche il primo Light abbia esattamente lo stesso funzionamento. Quindi, ripeto, 5 fest totali, non 4, come tutti pensavamo, 1 retap e 3 fuori. Ok, non credo che sarà in questo modo, credo, ripeto, che sarà esattamente come quello di Meldark. E la cosa è completamente stonks, ragazzi, perché sono 5 fest, tanta roba. E se fossero, ripeto, questi 5 fest della classifica, anche con The One avremo di fronte il banner migliore mai uscito. Se ci fosse ban al posto di The One, quindi ad esempio Mel, Ban, King e Margaret, sarebbe il banner più god della storia. Ma lo sarebbe anche con The One, quindi diciamo che sarebbe un god e un god plus, essenzialmente, per definizione, almeno per il mio gusto, ok? Quindi ragazzuoli, questo alla fin fine è quello che volevo dirvi. Avremo secondo me un banner in questo modo, 5 fest totali e 15 fuori fest. Quindi secondo me bisogna già iniziare a puntare e iniziare a dire, ok, chi sono i primi 4 fuori fest, chi sono i primi 15, e iniziare a tirare la schedule del banner, essenzialmente, diciamo, un attimino a stilare la classifica giorno dopo giorno. Quindi ragazzuoli, per questo video alla fin fine è tutto, era essenzialmente il banner probabilmente sarà da 5 fest e non da 4, che è una notizia importantissima, essenzialmente una questione molto 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 importante. Ditemi la vostra nei commenti, io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale YouTube, ovviamente per supportare al massimo il canale, ma soprattutto per farlo crescere. Conto su voi, iscrivetevi qua sotto al centro, accendete anche la campanellina per non perdervi nessun altro video, news, vi arrivano sempre le notifiche, recuperate tutti gli altri qua a destra e a sinistra qua sopra nelle schede. Conto su di voi ragazzuoli, mi raccomando, non mancate oggi live su Twitch, e let's go boys, commentate, e ciao a tutti ragazzuoli.